una delle città dal punto di vista storico-culturale chiaramente più importanti che abbiamo nella nostra provincia, capitale della cultura regionale, è un fiore all'occhiello della nostra provincia, è una di quelle città che deve essere valorizzata e riscoperta proprio perché di antichissime origini ha solcato nei secoli la storia della nostra provincia e sicuramente rappresenta uno dei punti da visitare assolutamente. Lucera è piena di palazzi nobiliari, è piena d'arte, piena di cultura, piena di storia. Ricordiamo la cattedrale, il castello, il santuario di San Francesco Antonio Fasani. Possiamo ricordare il Teatro Garibaldi, così come l'anfiteatro, il Museo Diocesano e il Museo Civico. Lucera è piena di cultura e lo si evince nel momento in cui si passa attraverso la fantastica Piazza Duomo o le vie del centro storico. Accoglie un sacco anche di artisti di fama nazionale, con spettacoli dal vivo sia all'anfiteatro che al Teatro dell'Opera San Giuseppe di Lucera. È importante venire a Lucera perché, come in tutte le città pugliesi, si mangia anche bene. Da buoni pugliesi siamo accoglienti e siamo accoglienti nelle nostre strutture ricettive, nei nostri alberghi, nei nostri B&B, nei nostri affittacamere. Quindi non posso far altro che augurarvi una buona passeggiata a Lucera, soprattutto anche perché nel 2025 Lucera è capitale della cultura pugliese. Lucera è una città straordinaria con delle bellezze degne di una capitale. Abbiamo partecipato a Capitale Italiana della Cultura e saremo Capitale Regionale della Cultura per il 2025. Abbiamo un anfiteatro Augusteo meraviglioso, abbiamo una fortezza Svevo Angioina tra le più grandi d'Europa, un museo civico, il Museo Civico Fiorelli, che racconta la storia millenaria di questa città, una biblioteca pinacoteca, delle chiese meravigliose, una basilica straordinaria, abbiamo un santo, San Francesco Antonio Fasani. Lucera è veramente una città da scoprire, una città che va vissuta, va scoperta nei minimi dettagli che sono veramente straordinari, ed è una città accogliente, quindi io invito tutti a venire a visitare Lucera e a fare un giro sui Monti Dauni, che sono altrettanto straordinari e offrono una qualità della vita eccezionale. La mia è stata una scelta, quella di rimanere nel mio territorio, nel nostro territorio, e non, diciamo, andare via, emigrare, perché il nostro è un territorio ricco di opportunità. Noi abbiamo un'azienda agricola biologica, ci occupiamo di produzione e trasformazione di conserve vegetali. Terra Augusta è una cooperativa, un consorzio cooperativistico dove raggruppa 70 soci, per lo più piccoli produttori e piccoli imprenditori. Ognuno fa del proprio, dal contadino ovviamente a quello che poi trasforma il prodotto. I negozi sono tutti quelli nel nostro territorio, Puglia, Basilicata e Molise, tutti quelli che hanno un imprenditore che decide il proprio assortimento nel proprio punto vendita. È il nostro motto, quello del prodotto sostenibile. Sostenibile significa è quando si va a produrre, ma soprattutto quando poi si va a distribuire per poter arrivare al consumatore. Cioè ogni parte di questa filiera deve avere il suo giusto riconoscimento da un punto di vista economico e da un punto di vista anche di felicità. L'azienda nasce e sviluppa, diciamo, tutti i suoi asset produttivi a partire dalle opere civili, dalle costruzioni civili, seguendo inizialmente la ricerca degli idrocarburi. Attuiamo in pieno e a pieno quella che si chiama appunto simbiosi industriale, cioè quelli che possono essere i sottoprodotti delle attività che svolge la stessa De Cristofaro, fino all'end west, cioè quando il rifiuto ha cessato la qualifica di rifiuto, lo reimmettiamo in altri cicli produttivi, tirando fuori dei materiali che siamo riusciti a certificare anche remade, cioè è una certificazione che certifica appunto la percentuale di materiale proveniente dai cicli di bonifica, quindi dal concetto di rifiuto, quindi economia circolare. Siamo a Lucera per, diciamo, visitare una realtà
importante di questo territorio, che è l'azienda di De Cristoforo. È un'azienda impegnata nel riciclo dei rifiuti, quindi il rifiuto diventa un valore aggiunto. Un'azienda storica di Lucera, una delle eccellenze del nostro territorio, della provincia di Foggia. Da questo punto di vista la provincia di Foggia è al fianco di quegli imprenditori seri, di quegli imprenditori che vogliono veramente portare benessere al proprio territorio, quindi salvando l'ambiente e anche riuscendo a fare anche business, che vuol dire posti di lavoro, vuol dire rendere vivo un territorio, rendere un territorio produttivo.